Buongiorno a tutti. In questo nuovo tutorial vi mostrerò come realizzare questo centrino che ho deciso di chiamare Centrino Pink e che fa parte del progetto a cui stiamo partecipando col gruppo della Fegori, La libertà di un centrale speruzzare, insieme a altri gruppi di Facebook che si occupano sempre di creazioni fatte all'uncinetto o ai ferri, che si chiama Le amiche dell'uncinetto. Il progetto che vi presentiamo noi, perché ogni mese ogni gruppo presenta un progetto diverso, per questo mese era appunto un centrino e io ho optato per realizzare questo centrino moderno, non tanto per la lavorazione, ma per il filato, perché sono andato a utilizzare il filato della Mistrico Filati in linea topless, quindi un filato elastico con cui si fanno i costumi, che se ricorderete io ho usato per fare l'ultimo vestito. Questa volta ho optato per un colore monocromatico, quindi un unico colore, che è il colore numero da leggere 16, che è questo rosa. Per realizzare l'uncinetto ho utilizzato un gomitolo lavorando con l'uncinetto del 3,5. Come sempre in descrizione vi lascio il link per poter acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, se volete un colore classico, quindi bianco, l'écru, o se volete un colore particolare come il Tiffany, qualcosa che si abbini bene alla vostra casa. Come vi dicevo, questo è un centrino comunque moderno perché è fatto con granny, quindi piastrelle granny. Io ho fatto un centrino piccolo, mi misura 24 cm sia in larghezza che in altezza perché mi serviva piccolo, ma potete farlo molto più grande mettendo molte più piastrelle, quindi invece di 4 come ne ho messe io potete metterne 9, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi in totale di 9, quante vi servono per poter raggiungere la larghezza desiderata. Oppure potete fare sempre una sola piastrella, ma invece di fare soltanto 4 giri come ho fatto io, potete farne più giri, quindi fare le piastrelle più grandi in modo tale da farne sempre solo 4, ma il centrino vi viene comunque più grande, quindi potete fare come preferite per fare più grande il centrino. Potete anche optare per colori diversi, tipo farne qui due rosa, uno qui, uno qui e qui farlo bianco, a seconda appunto del colore della vostra casa. Fatte queste piastrelle, io vi mostro come si fanno e anche come si uniscono. Si va a fare un semplice bordino, vedete qua attorno, fatto da due giri, che permette di rendere la cosa ancora un po' più carina. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Come sempre, se la realizzate, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e speruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. Ed è come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro centrino io ho deciso di utilizzare un filato diverso dal solito, ossia il topless, che è un filato elasticizzato, si usa solitamente per i costumi, e ho pensato di realizzarci un centrino perché così la lavorazione viene diversa, un po' più moderna, anche se andiamo a fare comunque una delle piastrelle, perché il centrino sarà realizzato a piastrelle molto classiche. Allora, lavorerò con l'uncinetto del numero 3,5 e andiamo a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle, 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, quindi una e due. Prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Una, scusate, mi devo tirare un po' di filo perché altrimenti inizio a litigarci. E due. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro, seconda maglia alta non chiusa, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio. Devo fare questo per un totale di 8 volte, quindi io alla fine dovrò avere 8 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme separate da 5 catenelle. Fatto ciò, vi faccio vedere come continuare. Ho fatto i miei 8 gruppi di 3 maglie alte separate da 5 catenelle, ho fatto le ultime 5 catenelle e ho tirato il filo per chiudere l'anello magico. A questo punto chiudiamo il lavoro andando a fare una maglia bassissima all'interno del primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme.
secondo giro, che poi sarà il giro che andremo sempre a ripetere allargando il nostro la nostra piastrella. Andiamo a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 5 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, due, 3 catenelle, una, due, tre. Prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 5 catenelle, una, due, tre, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo di 5 catenelle, realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricominciamo da capo. Quindi prendiamo il filo, andiamo nell'archetto successivo e realizziamo 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nello stesso archetto di 5 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricominciamo da capo. Vediamo, vedete, stiamo facendo i nostri 4 angoli per fare in modo che venga una piastrella. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo nello stesso archetto e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare il nostro ultimo angolo. Quindi entriamo nell'archetto successivo e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo nello stesso archetto, di nuovo facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a chiudere il giro andando, dobbiamo la terza catenella che chiudeva la nostra prima maglia alta e facendo una maglia bassissima. Abbiamo così terminato il nostro secondo giro, che come vi ho detto è il giro che andremo adesso sempre a ripetere. Vedete che man mano che la lavorazione procederà si andrà ad aggiustare. Quindi andiamo a fare in questa maniera. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e rientriamo altre 2 maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, rientriamo, andiamo a fare un'altra, altre 3 maglie alte, una, due, tre, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nell'archetto successivo di 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Archetto successivo di 5 catenelle, entriamo, andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ci ritroviamo dove abbiamo l'angolo, quindi l'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. Una, due e 3.
3 catenelle, 1, 2, 3, prendo filo, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, di nuovo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare il nostro angolo. Quindi continuo così per tutto il secondo giro. Vedete, già si sta allargando, quindi già stiamo facendo la nostra piastrella. Alla fine vi faccio vedere che io ho già una piastrella terminata. Vedete, avremo questo risultato. Una volta finito il giro, andremo a fare sempre un giro con 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e archetti di 5 catenelle. In totale avremo 1, 2, 3, 4 giri. Vedete? Io so 1, 2, 3, poi devo andare a fare l'ultimo giro. Non voglio delle piastrelle grandi, voglio delle piastrelle piccole perché ne voglio mettere tante. Quindi voi invece, se volete, potete fare anche più grande, quindi andare a fare più giri e man mano aumenterete gli archetti qui a disposizione. Quindi ripetiamo, adesso io termino il terzo giro, il quarto giro, come vi ho detto, che è sempre uguale al secondo, si vanno ad aumentare gli archetti. Io adesso finirò questa piastrella e vi farò vedere come unire le piastrelle tra di loro. Allora, ho iniziato il quarto giro, ho fatto un lato e sto per terminare il secondo, ma mi sono fermata in modo da poter unire questa mattonella a quest'altra e vi faccio vedere subito come. Io mi sono fermo, ho fatto solo due lati, non ho terminato perché mi aggancerò qui e qui e poi terminerò naturalmente il mio giro. E andiamo a fare in questa maniera. Entriamo dentro l'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, due, 3. Una catenella di separazione, vado qui dove ho l'archetto di 3 catenelle, entro dentro e vado a fare una maglia bassissima. Sono entrata dentro la terza, la seconda delle 3 catenelle. Catenella di separazione, torno a lavorare nella mia mattonella, quindi vado nella mia mattonella e vado a fare le mie classiche 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Adesso vado a fare 2 catenelle, 1 e 2. Riprendo l'altra mattonella, quindi vedete qui. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, ritorno nella mia mattonella che devo completare, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado nell'altra mattonella, vado nell'archetto di 5 catenelle successive, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, ritorno alla mia catenella, alla mia piastrella originaria e vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 5 catenelle della mattonella già terminata, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, torno nella mia catenella, nel mio piastrella che devo terminare, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'ultimo archetto di 5 catenelle della piastra già finita, entro nella terza catenella e vado a fare 2 maglie alte. Scusate, una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Catenella di separazione, vado nella piastrella già terminata, entro nell'archetto di 3 catenelle, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassissima. Catenella di separazione, ritorno alla mia mattonella originaria, quella che stavo completando, e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E
E adesso vado a completare normalmente la mia piastrella, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e posso poi spezzare il filo. E vedete, abbiamo così unito le nostre prime due piastrelle. Ora naturalmente voi potete farla larga, alta, quanto volete, e andando sempre a fare questa tecnica per poter cucire le piastrelle. Io non so se ne farò 3 e 3 a salire oppure ne farò 4 e 4 sopra, devo ancora un po' decidere. Io comunque continuo a lavorare queste piastrelle e a unirle tra di loro e vi farò vedere alla fine quante piastrelle ho fatto, e poi andremo a fare un piccolo bordino per rifinire tutto il centrino. Allora, io ho fatto 4 piastrelle e mi fermo, però come vi ho detto voi potete farne molto di più, quindi potete fare un quadrato più grande andando a farne altri 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi potete allargarla, potete fare un rettangolo, potete fare come volete. Adesso vi faccio vedere però come andare a fare il bordo, e andiamo a fare in questa maniera. Io nell'ultima piastrella che ho fatto non sono andata a tagliare il filo in modo da poter continuare la lavorazione senza fare un ulteriore taglio con il filo. E con una maglia bassissima mi sono portata all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e ricomincio una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto qui dove ho le mie tre maglie, unione tra le due piastrelle, e vado a fare di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo vado dove ho l'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, e sono arrivata dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a fare il mio angolo, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, vado a lavorare il lato successivo. Questo è quello che devo fare per tutto il bordo del primo giro. Terminato questo primo giro, vi farò vedere il successivo. Ho terminato il primo giro del bordino andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno del primo archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro un'altra maglia alta,
3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Vado nel ventaglio successivo, sempre nel mio angolo, e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle tra le 2 maglie alte, quindi salto il primo, entro nel secondo e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo salto un archetto, entro nel secondo dove ho le 2 maglie alte e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo salto un archetto di 2 catenelle, entro nel secondo che è quello che mi separa le 2 maglie alte. E di nuovo a fare 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle e ricomincio. Quindi devo fare questo per tutto il giro. Io continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altro angolo per farvi rivedere come si fa all'angolo. Però questo è quello che dobbiamo fare in questo momento. Quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte all'interno del ventaglio del giro successivo, del giro precedente. Ho lavorato, sono arrivata all'angolo successivo e quindi vado di nuovo a fare nel primo archetto di 2 catenelle, quindi salto questo, vado direttamente nelle maglie alte dell'angolo, vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, salto il primo archetto, entro nel secondo e torno a lavorare normalmente come ho fatto per questo angolo, e continuerò a lavorare così quindi per tutto il mio secondo giro del ventaglio. Allora, ho terminato anche il secondo giro del bordino, quindi il centrino è terminato. Come vedete, molto molto semplice. Mi piace questa forma geometrica che si è fatta all'interno, molto particolare, e ricordo che potete farlo più grande naturalmente, e se avete difficoltà nel bordino, che vedete che vi si sta arricciando troppo, nel secondo giro invece di fare 2 catenelle di separazione fatene soltanto una, se vedete che vi si sta arricciando. Io, avendo usato un filato elastico, non ho di questi problemi perché posso direzionare come meglio credo la lavorazione. Però per un filato, se non usate quello elastico, allora vi conviene nell'ultimo giro fare una catenella di separazione invece che due. Detto ciò, quindi il nostro centrino è terminato.